Questo video è offerto da... maggio, piazza Castello di Augusta, una piazza Castello gremitissima. Siamo in attesa del concerto delle Vibrazioni. Questa è una tappa siciliana, la prima è stata proprio qui ad aprile e adesso sono pronti a riscaldare questo palco e questo pubblico che è arrivato non solo da Augusta ma da tantissimi comuni. Li abbiamo intervistati per voi e quindi sentiamoli insieme. Sono con Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni, attesissimo concerto qui ad Augusta, la Sicilia vi ama, che rapporto avete con questa terra? Allora, io vorrei presentare anche Alessandro Dida alla batteria, che si è infilato, dico, non sai certe cose. No, rapporto, abbiamo un rapporto viscerale ormai da parecchi anni, oltretutto lui, infatti che non volevamo farlo vedere, ma in realtà è quello che ha avuto più rapporti con la Sicilia, anche io lo ammetto. È vero. Quindi... comunque, rapporto d'amore. Sì, rapporto d'amore, sì, d'amore. D'amore. Allora, dato che siete qui entrambi, 20 anni di carriera, più di 1000 live in tutta Italia, questo rapporto così longevo che vi rende appunto una delle band più storiche d'Italia, a cosa è dovuto? Qual è il vostro segreto? A chi lo chiedo? A tutti e due. Ma allora, beh, anche perché noi suoniamo insieme da 30 anni, quindi effettivamente se ce lo chiediamo anche noi qual è il rapporto, cioè qual è il segreto? Semplicemente sicuramente è una storia più lunga d'amore che abbiamo. Ma qual è il segreto? Se ce l'ho il segreto te lo vengo a dire, figure, no? Se no dopo tutti stanno insieme 30 anni, invece no, non penso ci sia un segreto, cioè la voglia comune di fare musica e la passione da sempre, da quando abbiamo 16 anni, quindi penso che questo sia il vero segreto, la passione. Anche il fatto che ci divertiamo tanto, noi. Ci mantiene giovani, cioè invecchiamo fuori, ma dentro invece manteniamo questo spirito, perché comunque si sa, insomma, l'arte in generale, la musica è in alcuni momenti sofferente per quello che è tutto il percorso creativo, però quando poi finalmente vai sul palco quella cosa lì ti mantiene, cioè quell'adrenalina, quella sensazione che ti mantiene veramente longevo, quindi penso sia questo. Poi insomma sono tante band che compiono anche i loro 20 anni, già chiedergli a loro anche qual è il loro segreto. C'è chi fa finta, chi no, noi invece esatto. Siamo così. E a proposito di questo, Ridere Ancora è il brano che ha preceduto il vostro tour che ha aperto la primavera e l'estate, è un brano particolare perché è scritto in un momento particolare. Allora, grazie, preparata. Sì. È il primo brano scritto in pandemia, perché ci dimentichiamo a volte, no, di raccontare e anche di ricordare soprattutto, perché tendiamo sempre poi ad andare, giustamente, umanamente uno va oltre problematiche, però in realtà bisogna ricordare per non ripetere gli stessi errori, se no poi noi ci ritroviamo sempre a ripercorrere le stesse identiche cose, cose che effettivamente accade tuttora. Questo da tutti gli ambiti, cioè politico, storico, la natura, l'attenzione, ecco, noi ci dimentichiamo. Quindi questa canzone in realtà era semplicemente la voglia di ritrovarsi a ridere assieme, cioè è molto semplice, però noi ci siamo dimenticati l'importanza di cose molto semplici e banali, come il saper ridere assieme agli amici, stare assieme, perché è ovvio che lo facciamo, quando viene a mancare uno dovrebbe ricordarsi questa cosa. Per citare la vostra canzone, l'antidoto, quindi ridere insieme. Sì, perché quando sono queste problematiche ti fanno sentire come se fossi tu in difetto, come se fossi tu il problema, come se fosse l'essere umano, che in realtà in parte lo è un difetto del pianeta, però bisogna anche ricordarsi che tu puoi migliorare te stesso, quindi ecco, cercare di trovare l'antidoto per migliorarsi, questo sì. Grazie alle Vibrazioni, adesso ci godiamo il loro live.